Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 in questo nuovo episodio di Nightmare Heaven Ghost Strikers 2013. Questo pomeriggio inoltre inizierà una nuova serie che andrà in parallelo in onda con Inazuma Eleven. Questa ci sarà un orario, l'altra serie questa sera. Non vi spoilerò qual è, ma se mi seguite su Instagram avrete già avuto un paio di indizi, e più chiari di quelli non si può. Quindi questo gioco uscirà tra le 3 e le 3 e tre quarti, quindi più o meno verso le 3 e mezza ogni giorno dovreste vederlo. Mentre l'altra serie uscirà tra le 6 e mezza e le 7 e mezza, quindi insomma due video al giorno, fino a quando ovviamente una delle due serie non si concluderà e l'altra prenderà il suo posto, insomma, come sempre è stato. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo questa nuova partita. Dunque, dopo la sconfitta della Zeus, siamo arrivati qui. A quanto pare c'è la signorina Lina Schiller, Hitomiko. Control. Ok, quindi dovrebbe avermi dato un segreti del... per aumentare il controllo. E attenzione, abbiamo una gara di surf. Oh, non so. Ancora non l'ho provato tutti quanti i nuovi minigiochi. Ok. Ok, penso di aver capito come funziona, eh. Però non ne sono totalmente sicuro. Ok, dovrei star vincendo. Credo che si debba vincere. Non lo so come funziona. Aiuto! Ok, devo prendere ovviamente delle monete di lungo percorso. Però devo stare anche attento a non andare a sbattere contro gli ostacoli. Vabbè, è interessante come meccanica, però non è importante la velocità. È importante quanti punti fai. Vai, battuto per un pelo, ma ce l'ho fatta. Sugoyo, ok. Quindi ora dovrebbe venirmi lui come giocatore sbloccabile tra quelli segreti. Se è come per... sì, ok. Abbiamo anche questo, Cadence Soundtown, se non sbaglio. Oh. Contro di loro già? No, aspetta allora. Voglio un attimo vedere questo personaggio se è buono o no. Se è buono subito in squadra. Per ora lo metto qui. Mi piace comunque sia come personaggio, è abbastanza buono. Echo Ball e Flame Dance, sì. Beh, abbiamo Burn, sì, Chaos. Perfetto. Però è strano. In teoria Chaos in inglese si dice Chaos. E mi sembra strano che loro non abbiano cambiato appunto la scritta Chaos col KE, col simbolo KE. Molto strano. Ma lo fanno su alcune parole lo fanno, però mi pare strano perché mi piace tantissimo provare a leggere le parole inglese scritte in giapponese, dato che sono onnipresenti, in qualsiasi testo ci sono. Mi piace vedere anche i cambiamenti che fanno, no, tra le varie cose. È interessante. Mi tengo anche in allenamento con la lettura del kata e dell'hiragana. Però, insomma... mi pare strano certe volte che scelgano delle parole proprio come le leggi. Ma è interessante, è tutto qui. No, stavo dribblando. Stavo dribblando e non ho fatto in tempo. Vabbè, nessun problema. Niente, poi è iniziata voglia qua ancora. Ah, no, qui proprio... volevo passarla indietro, ma ovviamente il personaggio non è che può fare miracoli, eh. Bravo. Questo è bello come personaggio pure. Però ovviamente non è che tu qui puoi scegliere un personaggio solo se ti piace. Oppure se magari nel gioco per console portatile è buono. Però qui non ha alcuna utilità perché è molto debole. Io devo scegliere i personaggi in base alla forza reale. Oh, preciso ragazzi. Bello. Alcuni di voi mi hanno detto che... uno veramente mi ha detto che anche nel gioco per 3DS, su Chrono Stone, praticamente lo schermo si va un po' in defocus, no? Si offusca.
Ma io giocando a Chrono Stone non me ne sono mai accorto. Mamma mia, quanto era alto il volume. Non me ne sono mai accorto di questo problema. E quindi per questo mi sembrava strano che qui lo facesse. Eppure a quanto pare è una cosa che farebbe anche in Chrono Stone, ma non me ne sono mai accorto davvero. Non ero carico, ma volevo tirare comunque. Ho dovuto spazzarla assolutamente via qui perché non potevo fare nient'altro. Buono, molto bene, l'ho recuperato ogni tanto. No! Porca miseria, hit. Com'è che si chiama hit questo? Caldo? Calore? H-E-A-T mi sembra. No, hit. Mica mi ricordo come si chiama. Veil, sì, Veil. Sempre. Mamma mia, di prepotenza. No, Sam, bloccala. Aio. Kipa nai Sebuda. Però qua il Seibu è fittizio, il Seibu. Beh, ragazzi, c'è nessuno? Opla. Ehi. Più vicino possibile alla porta e vai. Eh sì, qua devo tirare da vicino, da proprio dell'area proprio. Come nel gioco per DS, perché sennò è impossibile fare gol. A meno che non vai con lo spirito guerriero. V2, ok. V2. Bene, molto bene. Però già siamo una squadra di livello 2, eh. Quindi il che mi fa pensare che alla fine potrebbe esserci una squadra di livello 3. Tipo la squadra delle ragazze come il primo Strikers. Porca miseria. Eccola, pioggia di zolfo. Com'è che si chiama qua? Joker e... Oddio, Joker e... Joker Hands? Non avrebbe senso perché Joker... Non lo so, l'altro giorno ho provato a leggerla ma non capivo il significato proprio. Cioè leggerla so anche leggerla ma non capisco a cosa faccia riferimento. Perché Riccardo è un musicista, però comunque sia, tira insieme a Victor, che Victor insomma è un tipo tenebroso, un vampiro addirittura. E dato che dovrebbe essere di... non è russo. Non dovrebbe essere russo in teoria, nonostante il nome. Però non mi ricordo di che nazionalità. E poi va a finire che è russo davvero. Stavo leggendo una volta le bio di Victor, ma non mi ricordo. Vediamo un po' dov'è. Eccolo, va. Oh, aia. Oh. No, non è che potessi fare. Sto pensando. Non ho libertà. Ecco, devo un attimo avere il campo libero. Poi comunque sia le metto qui in grafica, Victor, di dove è, perché non mi ricordo proprio. No, che figura di cacqua, di cacca. Uia, passa. Arion, c'è Arion. Ah, lasciato, scivolato. Perché scivolato? Mo mi metto i guanti per giocare. Wow, come ha vinto facile il contrasto. Come ha vinto facile. Senza neanche andare in conflitto, proprio direttamente. Subito, grande. Ah, sta per finire il primo tempo, allora tranquilli ragazzi, proprio... Non usiamo neanche le tecniche, giusto, ecco, qualche spallata, qualche carica. Va bene, come primo tempo non c'è male, 3-0. Abbiamo segnato, insomma, un po' tutti, gli attaccanti più che altro. E va bene. Per il momento la parte sinistra, in questo caso... Vediamo un po', da qua non mi ci ricapezzo. Dovrebbe essere destra ora. Ok, con lo spirito guerriero mi diverto anche a tirare da centrocampo, perché tanto è quasi sempre gol sicuro.
È un gol sicuro, quindi. Va, potenziata pure. No, no, niente tiro combinato. Me lo tengo il suo tiro. La sua potenza, i suoi punti tecnica. Bene. Però comunque sia, posso ancora permettermi di tirare da centrocampo con lo spirito guerriero. Quando poi ci saranno le partite più difficili, ovviamente non mi ci azzardo. Non mi ci azzardo proprio quando ci saranno le partite più difficili. Perfetto, davanti alla faccia. Vedi? Concentrandosi un attimo, si riescono anche a fare i tricks, come dicono i giovani. Io oramai sono vecchio, ragazzi. Cerco di usare parole giovanili per sembrare giovane anche. Guarda, in burning! In burning! E al massimo della potenza. Mamma mia! Oh! E piano! Vai, mentre mi giro. Non ce la fa a fare un altro V2. Ah, invece sì. Bravo. Però sono più forte io. Mi chiedo cosa imparino gli altri giocatori una volta che fanno il risveglio. Quelli che non hanno lo spirito guerriero. Mi chiedo cosa imparino. Forse aumentano le loro abilità. Al pelo! Wow, aveva appena caricato 3. Il 3. Il tiro più forte che ha praticamente. L'unico anche probabilmente. Che non può fare in combo. Ok, Victor. Non voglio andare con lo spirito. Vorrei andare con uno dei suoi tiri. Devil Burst voglio andare, va. Questa è fighissima sta tecnica. Bannato! Muro di fiamme. Burnout. 6-0. Ma è il devasto proprio. E sono di livello 2. Ehi, ragazzi, ripigliatevi. Ok, lui è ancora carico ovviamente. No, ragazzi, qualcuno. Qualcun altro lì che c'era lì in mezzo. Tanto che ci stiamo. No, Fans of Gaia basta, spero. Non basta. Usama, quella voce, da chi l'ho già sentita quella voce? È conosciuta. Ok, iniziamo. Sì, però. Frozen Steel. Vai un po' a capire per cosa sta Steel. Se acciaio. O se sterzata. Non sferzata addirittura. Con la T e con la F. Insomma, in tutte e due. Non si capisce. È mo il cavolo. Proprio uso tutto il potere che c'ho. Uso. Non me ne frega niente. Comunque sia, quando certe volte non capisco le parole in giapponese, no? Cosa stanno a indicare? Perché hanno praticamente. Come dire? Hanno un significato che può essere frainteso. Se le metti sul traduttore, te le traduce in modo corretto. È fantastica sta cosa. Non pensavo fosse fattibile. E invece lo è. È interessante, molto. Ricordo. Sì, intanto mi gratto la spalla. Tu continua. Ho detto spalla. YouTube, spalla. S-P-A-L-L-A. Facciamo che dopo non capisci e metti parolacce, eh. Beh. Naisebu. C'era Candice. Cadence, non Candice. Candice è Phineas e Ferb, questo è Cadence. Vabbè, che nomi però. Cadenza. Certo, perché io ascolto musica, quindi mi chiamo Cadenza. I genitori già avevano predetto che Fio avrebbe ascoltato musica. Sarebbe stato un musicista.
dal cognome Santa a una cosa ti aspettavi. Mannaggia voi, bricconcelli. Ma Gabi, ehi! Aveva finito il suo tempo di imbattibilità, come lo chiamo? Non lo so come si chiama chiamarlo. Vai, voglio andare con questa che è pure bella. Yeah. Uria. Vabbè, dai. Non mi interessa se la parava. Volevo farlo, volevo fare il death drop, dai. Voglio farlo per forza, voglio divertirmi a schernirli. Melody Wave. No! Ma sei cattivo allora. Mi prende mentre sto volteggiando in aria. Frozen Steel. No, no, dovrebbe essere acciaio congelato. Zotan Impact. Vediamo un po'. Vedi? Dai, dai. Concludiamo. Bello. Temma. I Taigas. Eccoci qua Bella Riccardo, bravo, vedi? Eccolo! Joker End. No, non importa. Eravamo molto distanti, molto. Giusto da tanto per goderci questi ultimi secondi di partita. Ma cosa fai? Calma, è finita. Buono. E un'altra grande partita contro la Chaos è andata. L'unico gol, Gazelle, poverino. Ma 7-1, ragazzi, proprio distruzione totale. Poverini. Oh, si è risvegliato Sam. E, ok, Kaksei di Sangok. Cioè, ho potenziato Death Drop? Ora posso anche reclutare giocatori della Diamond e della Prominence. E si apre un percorso lì che andremo subito a vedere, perché no? Però prima qui, vediamo un po' se qui c'è una sfida da fare prima. Contro Sion! Ah, ok. Dobbiamo giocarcela con i palleggi contro l'albero. Bene, sono bravo qui. Molto bravo. È anche il modo migliore per aumentare l'amicizia. Vabbè, però tu sei una pippa. Allora, fattelo dire. Non fa tocca a terra, dai. Certe volte il computer palleggia insieme. Io a volte no. Le prime volte che ho giocato vedevo il computer che era super bravo. Dico, ah, e vai. Su Strikers, il primo Strikers, eh. Dico, ah, ok, allora posso palleggiare col computer. Dalla terza, quarta volta che facevo questo minigioco, il computer una pippa. Proprio, ma come si fa? Allora ho iniziato a fare tutto quanto da solo. E faccio anche 3-4.000 ogni volta che faccio questo minigioco. Quindi insomma l'amicizia, il legame tra i personaggi sale, che è una bellezza. Grazie al fatto che non faccio giocare il computer ma gioco solo io. Perfetto, vedi. Ah, posso reclutare Masato. Sarebbe il nome giapponese.
E poi anche perché qui dopo si interrompe, non posso andare avanti, quindi devo per forza andare di qua. Vediamo cosa troviamo. Ah, è a caso. Luccia. No, volevo un segreti. Kick Sapri. Vabbè. Sapli sarebbe, Supply. Oh, chi è? Contro la Genesis. Elia Gakuen, l'Alius Academy. No, nella prossima la facciamo. Andiamo un attimo a vedere Diamond Dust e Prominence che cosa hanno. Ah, ma quindi aspetta, posso fare rovesciata mortale con l'armatura, mi stai dicendo? Prendo Burn, ma dovrei anche prendere Gazelle. Ah, il diavolo, lo prendo. Beh, non ho messo in squadra sia Gazelle che Torch. Lo so che voi volete vedere Gazelle e Torch che fanno fuoco di ghiaccio. O ghiaccio di fuoco, non mi ricordo mai quale viene prima. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Domani continuiamo il nostro super torneo e andremo ad affrontare, sconfiggeremo l'Alius Academy. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video e spero che vi sia piaciuto. In descrizione vi ricordo che trovate sempre i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo dopo con l'inizio della nuova serie. Bye bye!